Allora, questo è il classico video di Fede in cui va a valutare la collezione di una persona famosa. Oggi abbiamo Steven Basalari. Tra l'altro, ho un articolo che mi è stato inviato che non ho ancora letto su una sorta di truffa, immagino, relativa a carte Pokémon superiore ai 100.000 euro. Dopo magari ce lo andiamo a leggere. Oggi viene Steven Basalari. Perché sei triste tu? Deve accrescere la sua collezione. Ah, ok. In questo nuovo episodio di quanto costa la collezione di Steven? Ma non so che regalo fargli! Lui fa sempre regali ai suoi ospiti al Number One. E io lo invito al Fedric Store e non gli faccio regalo. Ma tu hai idea di che cosa mi prende oggi, John? No, non lo so. Un boxed di 1.000 euro. Per accrescere. 7.000 euro. Beh, non neanche tantissimo in realtà. 7.000 euro non sono tanti per un box. Cioè, non è delle prime due generazioni, forse neanche della terza. Crescere la sua collezione e quindi con l'occasione episodio filler di quanto costa la tua A collezione. meno che non siano delle al limite. Però un bel video secondo me, anche No, non perché credo. lui è un tipo Curioso. che di Pokémon ne capisce, anche Steven lui è un Basalari. appassionato. Quindi io Davvero. direi di puntare su Evoluzione Etere. Che dici, John? Specifico che questi sono episodi filler che vanno a ponte tra una collezione gigantesca e l'altra. Come per Fedez aveva una collezione ristretta, anche Steven ha qualche album e quindi andiamo a valutarla, ma anche a parlare di collezionismo perché è un grande appassionato. Ed è arrivato. Eccolo. Al mio Ci campanello, tra siamo, l'altro. ci siamo. Eccolo. Ma guarda che Come stai? c'è! Tutto Ma bene? già Grande. microfonato sei, Ah, ma la mia vita è così, co già col microfono, come sai? mai? Perché l'intervista è dietro l'angolo, Cioè non sa mai cosa succede. No, per niente programmata questa Vabbè. cosa. No, Che mi ha quasi. portato l'artiglieria pesante oggi. Leggeri. Allora, vedo un album di 151, che ce l'ho. Un album delle Southern Island, e ce l'ho, è un album generico che non posso capire, e quella scatolina lì non riesco a capire cosa sia. E pesantina. Ma tu sai cosa è uscito? No. Vieni a vedere, vieni a vedere. Perché tra le tante cose, Sì. visto che a noi ci piace anche sbustare, dopo Oh, sbusteremo. diciamolo. Guai se non si sbusta. Guarda qua. Ti piacerebbe sbustarci un po' di queste qua? No, sono Vieni, scambiagioca. Gian, vieni. Fai vedere. Roba nuova, Eh questa è sì. con. Ah, no, pensavo fossero dei vecchi scambiagioca. Per un attimo mi si è fermato il cuore. Anche però una bustina Con un po' più. anche origine perduta, soli 9,90 euro. Ora, non so quando uscirà questo video, secondo me saranno già andate sold out tutte. Però, visto che ce l'abbiamo qui in anteprima, Spacchettiamone un po', sì. ce ne sbustiamo, ci risentiamo Volentieri. anche il momento spacchettamento, anche perché poi ti faccio vedere il magazzino, facciamo. Sono veramente curioso perché so che tu hai le bombe quelle pesanti poi. Voglio vedere tutto. Accenno già. Ho una collezione Se non c'è la fede, le bombe pesanti. nuova, abbastanza normale. E poi ho un album invece che dopo voglio farti vedere, che quello era l'album proprio veramente originale di quando io ero un bambino, quando Questo avevo voglio 12 vedere io. E anni, 13 anni. io ho visto, come dire, qualcosina, mi ha mandato qualche foto, ho Sì. già visto e posso dire che Qualche chicca. ci siamo. Gli album sono tre, ok? Sì. In questo album c'è un po' di roba mista che ho trovato in questi ultimi 2-3 anni. Ok. Questo album qui, che è l'ultimo che faremo vedere, Ah, invece, questo è quello è tutto. super Sì, brividi. ma non l'ho mai toccato. Southern Island? Super Non lo brividi. so cos'è, Non non era ti. piccoli brividi o qualcosa del No, genere, bravissimo. Gian? Sì. Non so cos'è. Super brividi, Ah, ok. l'adesivo, non capivo. Ok. Con dentro, anche qua, un po' di roba mista, però tutta È un legata agli Ekans. anni veramente Anni 90, 90. quelli belli. E qua, vabbè, ovviamente è tutto il set 151. 151. Quello Senti. potevi lasciarlo anche a casa, dicevi che è il master set Io partirei allora col 151, Ok. guarda, senza nemmeno farlo vedere. Tanto è completo, più o meno. Questo, Ma ragazzi, è il sì, set esatto. Cioè, completo. esatto. Italiano. Guarda, solo perché devo fare la guardia qua. Devo un No. attimo controllare. La condizione. Sì. Controllo che sia effettivamente legit. Questo è il master set addirittura, quindi con tutte le. 1650 sta adesso. Io non ho esattamente il master set, ce l'ho tutte le carte, più invece che le regular ce le ho lo reverse e non ho tutti i trainer e quelle carte a carta unica del Pokémon perché quelle non mi piacciono. Però il Reverse, Pokédex a esatto. completo, eccetera, E eccetera. questo anche è un set che sta prendendo Le tanto, promo. tanto valore. Speriamo che non lo ristampino, perché quello Esatto, va sicuramente speriamo. ad ammazzare il Beh, io questo prezzo. si può dire quanto ho pagato, ma Sì, io certo, puoi ho dirlo. pagato 900 euro. Allora Sì. sei già oltre. Ah, lui l'ha preso completo, ma si è tolto tutta la magia. Peccato. Sei già oltre. Ovvio, non mi sono divertito, ragazzi, nello sbusting, perché l'ho comprato già fatto, Ma così di no. tempo, non avevo tempo di spostare, e Ma quindi l'ho no. comprato già fatto. E anche perché io sono un po'
casinista. Okay. A volte mi capita di prendere espansioni a caso e sbustare. Poi quindi le unisco tutte insieme e non riesco mai a finirne una fatta bene. Stavolta ho detto ne voglio una veramente completa. Tra l'altro questa è anche una che ricorda i nostri Pokémon. I primi 151. Io spero che la seconda... Furret, diciamo che non è proprio nei 151, però se dovessero farlo per la seconda gen. Ecco, esatto. Poi c'ho due nomi bellissimi. Uno che si potrebbe chiamare 251. 251. Il più ai 151, oppure chiamarlo 100. 100. Cioè, bravo, Fede. 100, sì. Già soltanto il nome ti fa venire voglia di sbustarlo. Bravissimo. Bellissimo. Anche 251. Bellissimo. Questo hai fatto veramente un ottimo affare a 900 euro. E questo... Quindi gli diamo già subito un valore che sicuramente supererà i 1000, ma loro vedranno tutto a schermo. Andiamo allora con il new. Esatto, qua il new, tutto un po' come ti avevo detto. E questo è quello che mi interessa meno. Allora, tutta roba questa sbustata. Io non ho mai comprato carte single, ti permetto. Ok. Tutta roba che trovo e quindi. Questa forse non devo essere troppo contento, eh. Ah, questo è un Charizard di futuri campioni che purtroppo nell'arco della sua carriera è sceso. Valeva forse 300-400 euro quando l'avevo trovato io. Questo valeva, sì, valeva veramente tanto quando è uscito, è arrivato anche a toccare i 600. Questo, mamma mia, quello shiny mi ricordo, e c'era questo qua V-Max, sì. Che tra l'altro io dopo ti farò vedere questa carta che è unica al mondo in giapponese, perché tu non lo sai, ma questa carta in giapponese ne esistono soltanto 1500 copie. Madonna. Poco più, poco meno, sì, siamo sì. Lì è bellissima e siamo intorno ai 10.000 euro di carta. Oh, veramente bella gradata. Te la faccio vedere dopo. Questa è in italiano, ottime condizioni, anche questa ha un buon 150 euro penso, sì, un buon, siamo su quello là, sì. Siamo però comunque che svalutazione incredibile, forse la più importante della pagina. Le hai anche slibbate con le perfect size, quindi vedi. E lo chiamo episodio filler, perdonami, sì. Ma quando non ci sono centinaia di migliaia di cose lo chiamiamo, sì. Lo buttiamo in mezzo, sì, perché sì. Comunque hai spustato anche giapponese, inglese, sì, veramente un italiano. Non sono attratto da queste carte fatte così. Ah no, c'è di perché tutto. Perché cioè. Io sono in giro e vedo, ne compro tutto. Ma per quello ho detto che tu sei in giro, sempre in giro. Sì. Ma a Dubai ci sono le... Sì, sì, sì. Costano anche un po' di più, però ti dico. Davvero? Sì. Quanto sta una bustina a Dubai? 7 euro, cioè quella che l'espansione qua. Non in italiano. 7 per dire, okay. Poco di più. Ok, questo è molto bello. Questo è un Vaporeon Alternative del set Eevee Heroes. Questa è una carta che da gradare potrebbe valerti anche sopra i 200 euro se in grado 10. Quindi una bellissima carta questa. Già. Questa è veramente bella, ottima. Prima di andare via me le metti da pare così capisco quello che vale e non vale. Perché tutto quello che tu vuoi lasciare. Ma batti su Car Market, spendi due minuti del tuo tempo. Perché dai, io prendo. Tu prima ti sei soffermato su quelle sono di Zano. Mm-hmm. C'ho quelle di Edo, del Masseo. Mm-hmm. Insomma, ogni ospite mi lascia qualcosa. Mi lascia qualcosa. Giustamente. Sempre. Rispetteremo questa edizione. Ti dico cosa. Io voglio far gradare delle mie carte. Mi sa che le porto da Fede. E se poi c'è qualcosa di veramente tosto, mando su a PSA. Ci penso un attimo. Se ci sono delle carte. Vecchia con del valore, però una gradazione preliminare la faccio fare. Cosa vale la pena, sì. Gradare? Allora, italiane, anche queste qua molto stanno salendo, le alternative di Celebi, Umbreon, Espeon. Che brutte. Anche sono promo, ma comunque stanno salendo. Fai conto che la team di Venusaur, solo la team, costa 200 euro. Qua abbiamo tutte carte del 25esimo. Con il pacchettino, tra l'altro, che davano solo al Pokémon Center. No, non sono attratto da sta roba. Un Mega Charizard X. Ma neanche questo Mega Charizard mi piace, cioè, sono proprio particolari. Italiano, del set Evoluzioni. Questo ho messo, direi, un excellent male. Plus 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 plus. Beh, no. Cioè, quel corner lì in alto a sinistra. Questo non vale azioni. Questo ho messo, direi, un... Ma no, ma non è mai excellent questa. Excellent plus. Mi sembra... Good. Plus 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 plus. Questo non vale la pena gradarlo. Ti prenderebbe 7 forse, ah. Se va bene. Ah, ecco, esatto. Non so, 60. Meno. Una quarantina. Forse. Una quarantina. In questa condizione, esatto. Una quarantina. Un aperitivo da donato. Illustrazioni delle carte nuove sono molto più belle di quelle degli anni dal 2010 al 2022. Queste sono belle. Le baby shiny mi piacciono sì, tanto. Sì, le illustrazioni sono incredibili. A parte il terreno che mi mangia la... Ma anche Icon. Però generalmente sono molto belle. Ci sono artisti che fanno queste cose. Ma questo è bellissimo. Sopra l'ho messo qua perché mi piaceva la grafica. Ti dico. Sì, sviluppo. Questo dovrebbe essere di... L'ultima espansione. Sì, questo è molto bello, sì. Proprio degli ultimi. Sì. Charizard del promo. Promo, esatto. Promo. Allora, fermi un attimo. Quel Mr. Mime lì è bellissimo. Bellissimo.
qua c'è qualche vintage. Ma sì, ma sono delle comuni. Sì. Questa è qualche vintage messa anche bene. Ma qua sì, ma devo sono di prima. Ancora pubblicamente il nostro amico Lollo. Lollo, oh, Lollo, non sei mai venuto al Frederick Store, veramente. Cartellino? Giallo, rosso? No, giallo. Giallo, già ammonito, ma ti aspettiamo al Frederick Store, Lollo, mi raccomando. Sono di prima. Anche perché... Oh Lollo, se c'è qualche cosa in collezione? Perché no? Lollo Lacustre, visto che adesso visto che sta spingendo con Brawl Stars. No, io non le valutazioni, ragazzi, io non le conosco. Andatevi su MKM, andatevi sulla sezione Pokémon e guardatevele, perché io non ne ho la più pallida idea. Prima manetta. Ho visto. Che campione. C'è sempre live su TikTok. Vaporeon. Sono di prima, ok. Come sì. Escono sempre con quelli. Però, vedi questi cose Immacolata. Qua? Sì. Terribili, escono sempre con qualche difetto. Ma io dopo ce lo facciamo uno sbustamento vintage, eh? Oh, adrenalina, ragazzi. Capiamo. Beh, comunque non è scontato trovare Pikachu, prima edizione. Pensavo fosse il Pikachu della Wizard, che sto cercando, tra l'altro. Perché ce l'avevo, ma il mio sarà distrutto. Perché Pikachu prima edizione è già così, in questa edizione vale. Ok, quindi è già ottimo. Una buona calma. Bene, mi hai messo un po' di vintage nell'album new, così per farmi ingolosire e arrivare poi alla parte importante. Questo non è un gran album. Esatto. Ecco, qua sono curioso invece. Della Southern Island. Questi sì che erano belli album. Che spettacolo. Che belli. Questo con anche, mi ricordo, tipo una sorta di... Sì, c'era quello per metterlo dentro, no? Sono curioso, io mi sto... Fede sei del 96, non mi ricordo. 95. 95. Sì, Frederick 95. Ah, quindi... 95. Il 92 comunque siamo anche... Siamo a coetanei. Basalari è vecchio cuore come me. Ah, sì, vabbè. Madonna, sì. Ma scusa, ma ci sono... Madonna, subito. Aspetta una... Ah, aspetta, però. Ok. Il Charizard è in francese, Dragufeu. Perché un Charizard prima edizione così mi ha mandato fuori di testa. Poi c'è quello della Legendary Collection, tanta roba, quello vale. Poi c'è un Blastoise CD. Poi vabbè, c'è un Charizard al limite in inglese. Però Blastoise CD figo. Ci sono più carte dentro, ma perché ci sono... Ah, sì? No, vabbè. Giuro, non lo sa neanche lui. Lo sapevo. Ah, doppio Venus. Non l'ho mai toccate, mai. 9.919 album vintage di valore. Mai tolte. Cioè, due Venusaur. Ma dai, peccato che le messe senza slip. Però... No, sono senza perfect, mi viene male al cuore. Un bel po' di ex, anche carine. Delle prime tre gen, ma vedi, noi del 92 fino a terza, quarta ci siamo arrivati, poi abbiamo detto senti, basta. Non mai toccate. Mai. Peccato, perché queste qua in buone condizioni sono... Una cioccolata così la messa. Queste sono slip, queste qua, veramente slip. Sì, peccato per le slip, poi io un pacchettino di slip te lo do dopo, così almeno le slipiamo, che questa è veramente una... Ma quindi forse anche sotto Charge sono due. No, ti prego. Ah no. Ma poi li controllo tutte, sono due. Guardate che roba, c'hai anche... Aspetta! Aspetta. Un Dio Calufeu. Ma questo ce l'avevi da quando sei piccolo? Sì, certo. Questo in francese. Ecco, vedi. Figurati. È falsa! Dov'è? Sì, c'era. Sì. Ma... Da qui non si capisce. Qui non lo capisco che è falsa. Questo ce l'avevi da quando sei piccolo? Sì, certo. Questa è falsa. Ecco, vedi, figurati. Questa è falsissima. Quando sono piccolo, certo, sì. Questa è falsissima. No, vabbè. Anche perché in francese. Io non vedevo una carta che ti davano quei bambini. La vuoi? Mi devi dare... Sì, è falsa. Mi devi dare tutto l'album per quella. È falsa. Beh, messa malissimo, valeva zero comunque. Sì, no, valeva zero, certo, però dico... Beh, Dio, zero, è un Charizard prima edizione, poi vabbè, francese, un po' un sottobicchiere però. Buttala, no, non la voglio roba falsa. Guardandolo così... Ma no, Mattiello un ricordo, Mattiello un ricordo. Sì, a me mi sa di falsissimo, non falso. Ora, è vero che è tedesco, quindi... Ah, tedesco. Non francese, Dragufeu? Tedesco questo, non francese, sì. Non lo so. Ah no, Combustion Energy, no, è francese. Francese, Dragufeu. Potrebbe essere falso, come dici, però io mi ricordo che ho fatto un viaggio con mia famiglia quando ero andato in Francia, poi non mi ricordo. La mostreremo ai ragazzi. Ma a me non sembra falsa. Ho fatto un viaggio con mia famiglia quando ero andato in Francia, poi non mi ricordo. A meno che non esista proprio la prima edizione francese. Ma a me non sembra falsa. Poi Fede la vede da lì e lo sa sicuro, ma a me sembra real. È una fogliatura strana, particolare in effetti. Ma a me sembra vera. Cioè, io mi ricordo le carte false di quegli anni lì di Yu-Gi-Oh! Ne ho sbustate milioni di false quando è uscito Yu-Gi-Oh! Perché nel mio negozio di giocattoli di riferimento
le comprava false, quindi io mi ricordo il mio primo Luca Comics, mi hanno spiegato come riconoscerle e sono tornato a casa, era il 2003, sono tornato a casa, ho spiegato a tutti i miei amici come funzionava il discorso carte vero o false, ma io me le ricordo, erano fatte decisamente male. Cioè le Yu-Gi-Oh per dire, invece che Konami, erano marcate Konaini per discorsi legati al copyright. Qua c'è tutto, questa a me sembra originale, poi Fede lo ne sa sicuramente di più di me, però la, sembra la originale. Mostreremo ai ragazzi e ci diranno loro nei commenti se sono, cioè, anche perché una carta, cioè, avrebbero messo comunque il foglio della foilatura sotto che perde il pezzettino del giallo, lo mostra, a me sembra vera. Per me, ragazzi, è stranaforte. Ora, carte francesi, io la c'ho, le guazza che hai visto francese, ma... Guarda anche quanto è scura dietro. Capiamo, la lasciamo comunque qua. Parte fuori. Sì, la lasciamo qua, che dopo ce la analizziamo. Ma magari è un po' sbiadito, ma è vero. Tenete conto che io valuterò queste carte. Cioè, anche perché noi dobbiamo considerare che la stampa francese e la stampa italiana non è la stessa. Non è la stessa, perché non vengono stampate nella stessa casa. Quindi, per me, quella carta è assolutamente vera. Adesso ne tiriamo fuori una. Lo dice in questo video, sono curioso adesso. Una e poi darò un voto complessivo. Però è messa male anche questo. Ma va bene lo stesso. Questo è il Legendary Charizard. Mamma mia, Legendary, che piega. Spettacolo. Che piega, che brutta piega, bellissimo. Io ho rivalutato tantissimo le Legendary Collection. Da piccolo mi facevano schifo, adesso mi piacciono da matti. Non fa niente se sono messe male. Queste sono carte che vengono ricercate perché in PSA... Da matti, mi piacciono. 10, grado 10, arrivi a prezzi che non hanno senso. Quindi la gente le cerca. Anche un 6 o 7 può stare. Sì, ma anche 5. Per avere in collezione. Anche 5. Ma forse anche 4. Legendary Charizard ce l'hai così. Legendary Charizard Reverse. Un Blastoise, un Manosaur, belle anche queste. E vabbè. L'ex che comunque... Quel Charizard lì comunque costa. Le mie preferite l'ex, mi piacevano un sacco come grafica. Le ex così, valgono. Erano un po' innovative per quegli anni queste. Sì, cioè sì, come sì, grafiche sì. Erano belle. Anche il fatto che brillavano in questo modo erano diverse rispetto a quello che eravamo abituati a vedere. Poi tra l'altro il bordo si scavallava e la differenza sostanziale qual è? Che nella versione alcune carte di questi set qua ad oggi vengono ricercate tanto proprio perché ai tempi si spellavano, si aprivano. Sì, quindi aprendosi i collezionisti in 10 le cercano proprio, poi tutte in inglese, quindi qua farò proprio un lavoro di tirarne fuori una a una e poi dare un voto complessivo. Ma questa è una buona. No, Chelsea no. Sì, questo è il Charizard di Expedition, anch'esso qua. Questo vale la perfect size. Bene, la Souter Aidan, eccola qua. Eccola la Souter. Ah, doppio Mew c'ha lui. Doppio Mew. Mamma mia. No, io direi che faccio fatica a darti quei tipi di consigli, Giacomo. Non... L'hai studiata te quella roba, io no. Esattamente. Poi qua qualche Legendary Collection. Conta che tutte le Legendary fatte... Che bello quel Dark Porygon, cavolo. Meraviglioso. Così adesso valgo tantissimo, mi rendo conto che il box chiuso di Legendary Collection lo trovi intorno ai 36-37 mila euro. È per quello che dico, un box da 7K... Uno come Steven Basalari mi sembra roba da poco. Quindi le reverse che ne esce una a pacchetto. Mamma mia. Mena. Quindi queste qua, in queste condizioni, da come ho potuto vedere, tutte sul Near Mint, meni. Quelle meni veramente tantissimo. Non pensavo così tanto. Anche qua, le Dark mi piacciono Rocket, molto. Queste qua di Neo Destiny in italiano sono difficilissime da trovare, quindi le Neo Destiny le valuto anche un bel po'. Team Rocket. A me Team piacevano Rocket. Tanto le Dark e tantissimo queste. Ero molto... Mi manca il Blaine Charles. E Jim. Sì, e Jim, dopo ti faccio vedere una cosa e ti farà impazzire. Tre cani leggendari. Shining Magikarp in italiano e Shining Gyarados in giappo. Interessante. Shining? Interessante. Peccato le condizioni. Guarda lì quanto è graffiato quel foil. Guarda lì sopra. Shining non lo so, Giacomo. Questa è bella. Niermint non è il mio ambito quello. Forse un po' meno il Niermint, però una bellissima carta questa. E la Shining Magical e Shining Gyarados Rosso in giapponese, giusto quello lì, si chiamava? Shining Gyarados Rosso. Shining Gyarados o Gyarados Rosso. Sì, questo giapponese, esatto. Ce l'hai? E poi c'era Shining Charizard, che era più iconico. Queste due carte anche sono affezionate, mi piacevano molto. Che erano la versione tipo Light. E le Light non le hanno mai più fatte, le hanno rifatte con... Io non sono un gran amante delle Light, invece. Gran festa, nella collezione, se non sbaglio, quella di Dragapult, che non sì, ho... C'era le Light? Di Pokémon, diciamo. Sì, di Dragapult, di Dragapult. Sì, mi ricordo. E i tre cani leggendari... Allora, è un po' di tipo fuoco. C'è quell'Houndoom che è sempre molto bello. Houndour.
i due Typhlosion, tre in realtà, un botto di Ninetales, ha uno è Legendary Collection, dei Rapidash. Qua non valgono niente? Sì, no, se non mi soffermo sono tutti... E sono tutte carte carine, ma niente di... Tutte carte che in queste condizioni non hanno grandi valori. Anche questa mi piaceva un sacco da piccolo, non so perché ero affezionato a questo Typhlosion qua. Sì. Poi ne uscivano sempre due, nel set di Neo Genesis ci sono sia Typhlosion che Typhlosion, Fregato, Meganium, quindi... Bravissimo, quei tre libri erano i top. Stavo guardando infatti quello con lo stamp di Deoxys, però non pensavo volesse qualcosa. Questo si è messo bene. Ah no, quell'altro. Ah ok, questo. Come si chiama? Di cos'è? Non è Aquapolis, cos'è? No, non mi ricordo. Io l'ho proprio verificato, siamo a $2,300. Cosa? Ultimo venduto, eh. Cosa? L'ho proprio verificato, siamo a 2300. Questo si è messo bene. Ultimo venduto 30 maggio, l'ho proprio verificato, siamo a $2,300. Ultimo Sky venduto, Range. Questa è una bella smerfa. Questa Range. Non è da 10 perché c'è qualche puntino, 8. Però un 8,5, 9, se sei... Un millino forse lo portiamo a casa. No, di più, 9 sei anche sui 1,500, una bella smerfa. Questa è la prima edizione qua, ma ho già visto che è un po' rovinato. Queste sono tutte carte da 60-70 euro buoni, eh. Però. Cioè, comunque, se sono in buone condizioni, quello è il prezzo. Non vedo prima... Presto a caso, dici? Comunque superiore ai 1000. Abbiamo anche lì Espeon, comunque sempre di Skyrage, che però non mi sembra che costi quei soldi. Edizioni, a parte questa qua Ipno. Ora passiamo alle erba. Ecco gli altri due Meganium. Abbiamo un Mew Promo. Queste sono proprio carte che ti fanno respirare tempi andati. Eccoli! Vai! Bellissimi. Ecco, qua c'è una prima edizione. Cos'è che non fermo. Hai visto? Cosa c'è? Fermo! Allora, qua se la tiro fuori, arrivi anche a 6-7K di carta. Cosa? Sto scherzando. Che cazzo è da 15 milioni di anni? Allora, intanto i due Umbreon, bellissimi. Ah, c'è gli Umbreon. Ok. Sì. Umbreon Aquapolis, anche questo è incredibile, c'è un artwork stupendo. Ma non è Umbreon, però. Sì, campanile. Partiamo con Lugia. Se lo tiro fuori. Ah, ok. Ecco, adesso ci siamo. No, di calcio non parliamo oggi, ragazzi. Ci sono le live apposta. Questo di quanto è questo? Neo Genesis. Sì, però è... Cioè, oddio, non mi ricordo. Neo c'era la prima edizione. A questa gli si dà una bella pulita alla holo. Ah, peccato. Ci ha fatto male. Peccato. Mannaggia, lo mettevo qua. Vicino alla torre. Non è la sua, però. Dietro c'ha fottuto. Mannaggia. Questa è una bella carta. Purtroppo in queste condizioni si avvicina al centello comunque, però... È iconica anche lei. Come... No, non prima generazione. Dico, ci sono le carte di prima edizione. Ma ricordo. Sì. E ora mi sento male perché è una carta incredibile. Sto per tirare fuori questa. Pensate che non pensavo che avesse sto valore. No, mamma mia, questa è una carta che. Si chiama questa Lugia. Ah, Dio mio, Crystal Lugia. Oh mio Dio, cosa ha tirato fuori? Lugia Crystal. Questo si è messo bene, lo spediamo tipo, cioè lo metto qua. Peccato, come devo tirar fuori proprio? Mamma mia, che peccato. Non mi sembrava, che sì, cioè, Madonna. Da lavare, perché qua è macchiato. Mostra. Ragazzi, ma come macchiato? Da lavare. Da comunque collezionista appassionato e rivenditore di carte Pokémon, se tu mi avessi portato quest'album qua oggi, io comunque ti avrei offerto tanto. Mm-hmm. Perché tu devi pensare in tutti, diciamo, fammelo vedere. Davanti, cioè il front sembra eccellente. A spendere, vero, quindi vero. Chi vuole questa e la vuole da album, che vista così è bellissima, la tenere lì anche con te li dà, sì, te li dà, perché non tutti non ho visto lì per averla perfetta, sì. Ed è già incredibile che tu c'hai una carta del genere in inglese, sì. Questo è veramente veramente wow, questo, introvabile. Uno Kindra, volevo vederlo ma non ce lo fa vedere. Sono tutte carte meravigliose veramente. Questo Raichu, questo Pikachu. Belli quei Pikachu Raichu. Anche Squirtle. Niente di che, qua niente di che. Però anche la carta più insignificante può avere il suo valore. Un buon Belle. Valore. Ma adesso gli direi sbustatina pre. Ma io volevo sapere se quel Charizard è vero o falso. Per digerire un po'. e poi aggiungiamo qualcosa di serio alla tua raccolta. Giusto. Visto... Sì, però Steven Basalari, dai, ma che raccolta è? Ma uno con i tuoi soldi, ma... La roba lì è robetta, su. Perché una bustina di jungle non bastava. Oh. Quindi capiamo quello. Siamo nel regno degli spacchettamenti. Allora, Vai, facci sognare. Un po' a caso. No, io questi spacchettamenti non li voglio vedere, non mi interessa. L'ultimo.
Questi non mi interessano. Nel tuo regno. Volevi giocare in casa no, con me? No, è possibile qua. Ti è rimasta in testa particolarmente? Allora, sicuramente l'espansione che più mi è rimasta nel cuore è stata proprio la... Cioè, sembra stupidata, set ma... Set base. Perché... Vabbè, stupidata, insomma, amico mio. Noi che abbiamo avuto quella fortuna non è una stupidata. Siamo cresciuti proprio con quelle lì. Cioè, per... comprati un box tu che c'hai i soldi. Il Charizard, il Venusaur, il Blastoise, è quello lì. Poi dopo tutto quello che è nato è bellissimo e sono ancora appassionato, però nel cuore abbiamo quelle. Cioè, noi, classe 1990, abbiamo quelle. Poi, vabbè, le amo tutte. Cioè, io se abitassi in questo capannone praticamente... le avrei già aperte tutte. Ma io sai perché vengo poco, perché poi loro lo sanno che sto qua. Cioè, ragazzi, cioè voi che siete appassionati come noi, cioè guardate, qua è un regno del piacere. Tra l'altro qua sotto vedo cose un po' più vecchiette. Sì, ma c'è di tutto, guarda che ti puoi veramente... A te che prima mi hai chiamato la ristampa del set base, vedi, evoluzioni. Che sono salite tanto anche queste. Evoluzioni Cioè 20 euro pacchetto. Sì, è esploso, dai. Sì. Cioè, apriamocelo un pacchetto evoluzioni, vai. Faccio aprire. Ma tanto siamo qua, poi parte uno, capito? Parte uno, parte due. Attenzione ragazzi. Questo l'hai mai sbustato, sì? Sì, l'ho sbustato. Trovi Charizard, guarda, la prima bustina. Mi incazzo, non è possibile. No, io devo comprarne un paio di pacchetti di evoluzioni. Due, tre da aprire. Dobbiamo ti ricordi il trick? Non mi ricordo. Il trick è a tre qua. Uno, due, tre. Charmander l'hai trovato però. Charmander. E ora vediamo se ce l'ha o qualcosa. Capiamo. Mewtwo. Non è Charizard, ma comunque. Vabbè, ma non Holo, sì. Pazzesco. Giapponese, italiano. Giapponese, inglese. Italiano, qualsiasi cosa, veramente ti puoi sbizzarrire. Tra l'altro, ragazzi, ho chiesto a Fede anche qualche consiglio perché andrò ad agosto in Giappone. Quindi mi devi dare dopo qualche... Che, tra l'altro, ci becchiamo per forza. Dovremmo fare qualcosa insieme. È vecchio, quindi, ragazzi, sto video. Ragazzi, se vi viene in mente un'idea particolare... Esatto. Come Steven può fare qualcosa con Federic? Cioè, uniamo le nostre passioni e le nostre abilità. Perché si possono fare cose. Esatto. Cioè, le idee ci possono essere, però serve qualcosa di figo, ragazzi. Commentate, Ma ti immagini che figata, cioè... Scoppia l'internet. Cioè, la discoteca dei Pokémon facciamo, cioè, capito? Con i guest ci mettiamo che stiamo in cazzo è la discoteca dei Pokémon? Con le mascotte, vestiti, entriamo. Madonna, cioè, no, bello. Qualsiasi cosa. L'idea proprio. Non lo so. Ma Fede, dove mi hai portato? Aspetta. Come di 4 anni fa? Ma è di 3 giorni fa. È uscito 3 giorni fa sto video. Spieghiamo perché qua. No. Anche perché c'era 151. Ci teletrasportiamo. Cassetti ovunque, pieni zeppi di carte singole. No, ma veramente, qua puoi veramente scoprire il mondo. Adesso stiamo preparando la parte giapponese, così ti faccio entrare anche nel vivo del mio lavoro. Sì. E stiamo preparando tutte queste carte qua, sono tutte comuni, non comuni, giapponesi. Mamma mia. Tutte selezionate dalle varie espansioni, dalle comuni. Che ordine. Sì, ma fantastico. Jim queste, Fantastico. Che ricordi, cara. Queste le stiamo tutte preparando, poi vengono caricate. Ma c'è un lavoro qua dentro che devi stare ovviamente giorno e notte. Quante carte ci sono scontate in tutto questo capo? Qua sono più di 4 milioni di carte. 4 milioni di carte. 4 milioni di carte, sì. Se devi completare qualche carta, capito? Qua ce le abbiamo già preparate. Queste sono quelle bellissimo. Che portiamo in fiera. No, stavo dicendo, quando ero piccolo andavo riccione con mio papà e mi ricordo c'erano questi stand con questi album con sopra, proprio i mercatini. Esatto. Così, i prezzi delle questi carte. Sono da fiera. Quindi tutti li quelli amavo. Che per noi prepariamo a fine fiera, poi anch'io. Li facciamo e continuiamo a. Guarda che figata. Vedi. Con tutti i prezzi, uno se la sceglie, vede la sua carta, un euro, quello che è. Bellissima. Che bei ricordi, cazzo. L'album che hai visto prima avevo la Giovanni, però quell'altro Nido King. Esatto, quello viola. Ma ti faccio vedere quelle là ancora più... Perché queste sono carte... Io sicuramente non potrei comprarmelo ma quelle veramente perfette sono tutte nei cassetti. Okay. E tutto quello che tu vedi perfetto, sta tutto qua. Vedi, queste sono tutte... Mamma mia, che bello. Condition, quindi tutte perfette. Madonna. Vedi? E qua c'hai qualcosa anche dell'era tua, qua dentro. Guarda qua. Comune. Mostrare, grazie. Sì, sono quelle che abbiamo fatto vedere tutte prima, queste, tutte nell'album che avevo queste io. Tutte no, io sono disordinatissimo. Da me, messe qua. Guarda quanto male, mamma mia. La difficoltà adesso del riassortimento di magazzino è proprio il trovare le condizioni minime. Sì. Ah, volevi vedere quelle di Moccia? Sì, sono curioso. Perché è un progetto che ho seguito un po' da lontano, non l'avevo capito bene, però ho visto che è stato un grande successo. Guarda qua già. Tutte quelle che vuoi di Moccia. Flashback. Impatto. Ah no, proprio le sue carte di Moccia, delle carte Pokémon di Dario. Questa è la più costosa, quella che era? Sì, la più costosa era la mia. La tua? È la mia, attualmente quella più costosa è si chiama Frederick Gadd. Mint significa in ottime condizioni. Io non ho venduto niente. La carta davamo col preordine. Questo è Flashback, ma se vuoi vedere il primo impatto, che è il set che è andato sold out, quello... Ecco, questo è il set completo di primo impatto. Voglio vedere la tua carta adesso.
La mia carta dovresti trovarla da qualche parte. Non ho mai viste le carte di Dario. In cima. Sono belle rigide, sono fatte bene. Sì, sì. Abbiamo fatto anche l'album con le foderie. Abbiamo fatto veramente un sacco di cose. Tra l'altro, l'azienda che ce l'ha fatta è qua vicino. La prossima edizione voglio uno Steven Basari. Vero, vero. Chiamalo. Questi sono. Tu abbiamo raccolto tutti gli amici di Dario qua dentro. Bellissimo. Quindi è la moltitudine di chi gira intorno all'universo di Dario, comunque. E questa è la mia, Frederick Gad, che era appunto la promo, quelli con tutti i pacchi che io spedivo i pacchi. Bellissima. Sì, perché abbiamo affrontato 8.000 spedizioni in un giorno. Stupendo. E non era niente facile farlo, ma abbiamo fatto anche. Stupendo. Testo. E poi c'è Flashback, non impatto. Bel progetto, veramente. Sì. Dai, su, ti faccio vedere. Oh, dai, ho capito le cosa. Le bombette. Benvenuto nella home di Frederick. Claudio è paradiso. Pelle d'oca, ragazzi. Qua è il paradiso. Pelle d'oca. Abbiamo alcuni dei box più importanti di poco. Ma dove fai le streaming? Infatti, mi ricordo. Streaming, video, tutto qua. Guarda che bella, anche quello l'avevo visto in qualche tua storia, sì. Quello è il famosissimo Uncut Shit. Sì. Qua. Mamma mia! Che bello! In che lingua è? Sono curioso della lingua. Devi ancora da completare, vedi, mancano alcune bustine che devo inserire. Quelli sono i set tuoi, quelli. Esatto, però. Tanti. Queste qua hanno aperto una marea, sì. Anch'io. Oppure le primissime, da set base fino a Gym Challenge, che quello dicevi tu. Wow. Sì, assolutamente. Io nella mia testa, adesso che le sto vedendo, è come fare per me un salto veramente a scuola, nel passato. Io queste carte che proprio mi ricordo benissimo. Voglio entrarci lì dentro un giorno. E qua abbiamo qualcosina che sono alcuni box che ho già venduto. Vacca, per belle. Esempio, Gym Challenge. Bellissimo. Box chiuso. Box, che non lo tenevi in mano. Forse mai tenuto. Mai, perché da piccolo. No, un box neanch'io. Mai tenuto. C'è le pacchettine, basta. Ma comprati quello. Anche. Oddio, no. Sai che non ti racconto questo? Mi ricordo benissimo che mia mamma comprava in edicola i box per non voler sempre andare. E poi ogni tanto mi ricordo che me la nascondeva senza dirmi dove. E ogni tanto, per farmi contento, mi dava qualche pacchetto. No, vabbè. Oddio, sai che forse anche mio padre una volta ha comprato almeno un box. Questa cosa mi ha sbloccato un ricordo. Papà, se mi stai guardando, dimmi se hai mai comprato almeno un box di carte Pokémon, ma probabilmente la risposta sarà sì. Dove cazzo li abbiamo messi? Buttati via 100%, nel pattume, proprio matematico. Devo chiamare mio padre. Pacchettina, sì. Però mia mamma era quella che acquistava i box all'epoca e non lo sapeva. Mamma mia, mi viene da piangere a pensare. Cioè, le emozioni che si possono provare in così poco, che sono pezzi comunque unici, perché praticamente di questi sono ormai rarissimi. Cioè, non so spiegare quello che si prova. Solo uno che ama veramente i Pokémon può capire. E che ce l'ha in mano, finalmente ce l'ha in mano, perché dice giocarli così è effettivamente. Grazie. Non l'ho mai fatto veramente per. È un torni indietro nel tempo. Non l'ho mai fatto per soldi, non lo faccio tuttora per soldi, come vedi, è una collezione base. L'emozione, l'amore che ho provato per i Pokémon è una cosa che ancora oggi non riesco a spiegare. Quando apro quel pacchetto e sento l'odore. C'è una cosa unica. Qua io ho portato un po' di bustine. Voglio quello. Tra jungle, fossil. Non ci posso credere. Non ci posso credere. Io devo comprarne un paio di ste buste da aprire. Ma perché non una da aprire e una da tenere chiusa? Possiamo fare così. Stanno ancora di. Se le senti? Senti che roba? Mi è capitato l'altro giorno. Un mio amico ha aperto una bustina di Altered, che è un nuovo gioco che è uscito, un nuovo card game. E l'odore era esattamente quello di Pokémon, delle prime generazioni. È stato un tuffo nel passato pazzesco. Di edicola, cioè della Wizard quella... Pazzesco. Ma vogliamo fare uno spacchettamento vintage dopo? Ma sì, facciamo. Sì, ma non credo che apriremo un box di Team Rocket. Dato un fossil, un jungle. Apriamo una, raga. Queste sono bustine che minano. E poi, visto che lo volevi... Mamma mia, questo lo metto nella mia... personale collezione. Ma ha preso un box jungle unlimited. Ma dai, ma basalari, ma puoi fare di meglio. Visto che doveva ampliarla. Esatto. Ora tu. Scelta rispettabilissima, complimentoni, bravo, perché assolutamente un ottimo prodotto. Però potevi fare di meglio. Me l'hai chiesto in lingua italiana, io purtroppo italiano non ce l'avevo. Attualmente non ce l'avevo, ce l'avevo in inglese. Comunque, no, in inglese ce l'avevo, anche in perfette condizioni. Cioè, come vedi, la pellicola è intatta e insomma. Ma io dico, io amo vedere così, però la voglia che ho di aprirle supera la mia forza, non so spiegare. Ti capisco. Allora, io non lo faccio lo per so, business. Devi, io voglio vivere l'emozione. Devi riuscirci a tenerlo così, lo devi mettere là dentro e guardarlo. E guardarlo. Prendine due! Perché è il simbolo della tua infanzia, comunque è un jungle ed è un pezzo, poi tra l'altro...
Trovalo oggi un box di jungle. Cioè, integro perfetto della Wizard. Questo aumentiamo la collezione. Che bello, di cazzo. Steven non poco. E poi, ma sì, ma 7000 sono anche poco per... Già è fossile, esatto. Okay, piano piano nel tempo. Sì, sicuramente lo faremo. Te lo puoi fare, questo sicuramente, è... Sicuramente lo faremo. Sì, gli esseri umani comuni non possono. Fantastico. Mi hai lasciato questo dubbio qua delle... Del... Il giochino. Il giochino ce lo studiamo. Adesso ti faccio cos'è il giochino? E ti propongo una sfida. Se Steven riesce a passare il giochino, aiuto, gli regalo 3 bustine vintage da spacchettare adesso. No, io piango, le voglio aprire anch'io, Fede, ti prego. Non so cos'è il giochino, ma ce la metterò tutta, ragazzi. Gian, tu lo sai quanto è difficile. Beh, immagino, se il valore è questo, è il premio. Vedrai. E un paio ce le sbustiamo, va bene. E visto che ti piacciono tanto le carte gradate... Ah. Le valigette, ragazzi. Ma sai che è? Non si scherza. Senti quanto pesa. Madonna, cosa ci hai messo dentro? Qua ti sbizzo. Palestra. Posso? Sì, prendi il quadro, vivi veramente il mondo. No, dai, voglio vederle, voglio guardarle. Qua... Sono in qualche ordine particolare. No. Voglio vederle! Qua ti puoi veramente... Che nervoso. ...sbizzarrire. Cioè, esatto, più edizione. Ah, cavolo, 8. 8 è un buon... Vabbè, sì. Edizione. Mamma mia. Che bello. Veramente che bello. Sì, questo è quello che volevi, che ti piace tanto a te. Questo qua potresti... Io mi arrabbio! 900 euro di carta. Devo comprarlo senza farmi truffare questa volta. Abbiamo anche altri Charizard particolari. Quindi questo è quello italiano come il tuo mi ha mostrato. Questo mi arrabbio tantissimo. Questo lo fammelo per forza. Incredibile. Qua devo farmi. Incredibile. Quanto siamo malati noi del 92. Queste cose rigide fatte così un bel. Sì, no, sono impilabili però dall'alto, le puoi impilare. Vedi il tuo Magikarp di prima? Ah, sì. No. Ah, il Typhlosion mio, che ti ha fatto, che mi piaceva. Il Typhlosion tuo che ti piace tanto. Però vedi la cosa assurda, Steven è arrivato con tutto l'amore, la più buona volontà del mondo e queste sono le mie collezioni, bla bla bla, le guardiamo, ah sì dai, sono carine però, sono tipo mangiate dai cani e lì invece Fede c'era tutte perfette. Gradate 12 su 11, su 10. Vedi, questo è il... i CD. I CD. Vedi l'olografia com'è diversa? Charizard CD meraviglioso. Il club è rarissimo. Ah, certo, perché è più... Carta da... siamo sui 40.000 euro. Non ho un'idea di quanto ci sia, perché non so che carte ci siano, ma un milione di euro ci arriviamo tranquilli con le carte di Fede. Di carte, eh? Cioè, sono carte importanti, non è 10 però. E solo il Magikarp c'era con questo? Sì, è esclusivo. Sì, è perché se ricordo bene era un Magikarp particolare che tirano tipo alla Lega Pokémon, una roba del genere. Sì, va, hanno fatto proprio che ricorda Magikarp Fan Club, sì. Il Charizard. Che ricorda, esattamente. Sì. Esattamente. E questa è la versione però quella nostra. Ah, questa è la mia? Questa è la tua? Esatto, e questa è un'altra che mi piaceva molto, aspetta che ti dico. Questa qua. Nidoking cristallino. Bellissimo. Crystal tanta roba. Parliamo di carte assurde. This dude, Artemis, is probably one of... ragazzi, per chi non si intende di Pokémon, capisco che certe cifre... Mezzo questo qui è una carta comunque ridi e scherza, anche lei non è che vale poco. Madonna, ma tutti quelli che vedi qua sono carte che menano. 10 quello. 10, c'è un Charizard cristallino a 10, vabbè. 10 queste sono due carte che sberlano, eh? Sì. Sono 10K di carte. Madonna, questa? Anche questa? Gold Star. Incredibile questa qua, no? Un po'. 9. Assurda questa qua. Assurda. Forse una delle più rare che c'è nella valigetta questa qua. Giuro, io passerei... Ma quanto dovrei fare? Dallo schermo c'ho il cuore che non batte più. A guardarle. Veramente. Ecco qua la mia che c'ho anch'io questa. Suicune? Non l'hai vista perché l'ho mandata anch'io gradare. Esatto, no, me l'hai fatta vedere in foto, esatto. Ma sì, è, sarebbe quella là. Sì, anche l'Entei con la zampa che esce. Entei. Sì. E poi quando prendono 10, ovvero dietro prendono tutti i 10. Sì. Queste shiny. Vedi? Sì. Lo facciamo dorato. E questo bellissimo. È il lottery che ha preso anche Fedez. C'è un Charizard, questo qua, che è l'altro... Questo attuale, sì. Questo attuale. Rispetto alla roba che stiamo vedendo, cos'è sto vomitino? Su. Insomma, tutte belle sleppe queste. Tre valigie così sono, quindi. Tre valigie così. Ma qual è, tra tutte queste carte e tutta la tua collezione, quella che dici... No, quella. Una, che dici? Quella. La mia vita questa. Ah, la mia vita. Il mio Pokémon preferito, la mia carta che proprio non uscirei da rinunciare. Gli Shining, sì, quel Charizard Shining, sì. Tipo... Ho fatto una domanda come dire... No, ma... Va più bene a mamma, papà, quello è un po' difficile. No, qualsiasi peggio. Cosa tocchi, vedi. Cioè, poi io li colleziono tutti. Sì, anche... Che cazzo è sta roba? Fammene uno. Mamma mia. Quanti soldi?
messi così, cioè, di prima edizione, io li amo di prima edizione, non... Voi pensavate che... Che male! Posso, cioè, ma qualsiasi... vabbè, adesso sono disordinati perché... Sono disordinati. Li ho da poco messi così, ma... C'è veramente tutti i Charizard che del mondo, firmati, non firmati, giapponese, inglese. Cioè dovremmo stare qua a fare quanto costa la mia collezione, ma non è questo video, io oggi volevo... Ma tu l'hai mai fatto questo video? No. Ah, quindi la gente sta aspettando. No, io ho promesso che farò questo video quando smetterò di fare... Ci sta. Anche perché poi giustamente, è la domanda che fanno anche a me spesso quando faccio i podcast, qual è il tuo patrimonio? Ma no, è difficile perché tu hai detto, lo dirò quando smetterò, perché giustamente tu sei in continua... No, ma non, ad ora è impossibile. Cioè, non si mi fanno sempre questa domanda, sicuramente ho la possibilità, o... Sì, va bene, ovvio, hai tutto quello che giustamente è il mondo Pokémon, ma la vera valutazione della tua collezione si farà alla fine, quando dici ragazzi vado in pensione. Sì, sì, sì. Poi c'è il giochino. Ma facciamo il giochino. Poi c'è il giochino. Sbustamento e giochino. Ma veramente, valigette... Puoi tirarne fuori quanto l'oggetto. Sì, cioè qua. Queste sembra di essere in banca qua. Queste per esempio sono PSA 10 degli ultimi 7, perché comunque come casa di gradazione facciamo un po' tutto, qualsiasi cosa. Se volessi tipo avere carte un po' più esclusive, promo particolari così. Beh, non so quanto dovremmo... Tipo le provette del laboratorio che tiri fuori. Non so fra quanto dovremmo stare qua per... Ah, qua c'è il prezzo, 5,50. 5,50, sì. E qua ci sono... Dove credo questo lo posso mettere? Qua. Pazzesco, Fede. Questo ragazzi volevo dire una cosa. Ce l'ho anch'io quello zaino. Quello giallo e blu. In camera. È il classico esempio quando i ragazzi mi chiamano e mi dicono: Steven, dammi un consiglio per fare i soldi, ma al di là di quello. No, è il classico esempio invece di una persona come te che dalla sua passione, perché tutti. I veri imprenditori, i grandi imprenditori iniziano per la passione, per il proprio lavoro, e non per fare i soldi. E di conseguenza la tua passione, il tuo sacrificio, il tuo impegno, che comunque è creduto anche nei Pokémon quando nessuno ci credeva, ti ha portato oggi a essere un imprenditore legato al mondo Pokémon. E poi soprattutto si investe ancora, cioè tu investi nel tuo paese. Ma di dove stai per basare? Le tue capacità, con le tue capacità investi nel paese per dire guarda, oh, non c'era la casa di creazione? Hai grading. Hai fatto questa cosa. Cioè al di là dei soldi, hai grading, c'è un servizio. Per la tua community hai dato un servizio in più. Esatto. Però il messaggio che vogliamo dare è questo. È questo. La passione senza, porta... senza di quella non esce poi niente. Oggi concordo. È normale, però l'amore rimane. Sì, no, concordo. Io sto ancora come un pazzo. Esatto. Senti, facciamo un giochino, va? Vai col giochino. C'è il giochino? Questa stanza è ancora in fase di allestimento, ragazzi. Era la stanza di quello che verrà dopo. Non posso mostrarvi ancora niente. Io lo vedo, ma voi lo vedrete. Non potete vedere. Voi vedrete, ma devo finire da... Quindi per ora ho messo questo, l'abbiamo pulito, disinfettato, abbiamo fatto tutto nuovo e adesso se Steven riesce, se Steven riesce con una moneta a prendere 20 palline che scenderanno dal lattipo Pacinco e tu riuscirai a prenderle con questo. Ok, spiegami. Scendono. Ah, devo farle incanalare qua dentro. E tu farai così con questo. Perfetto. Se riescono a entrare, vinci due bustine vintage. Ma non ce la farà mai. Non sono 20. Io quante devo fare entrare? 20. Ma non ce la farà mai. Posso uscire 30, 50, 20. È il Pacinco. L'obiettivo è che 20 entra. E non solo vinci due bustine, ma vinci anche uno di questi perché la macchina ha ancora i premi originali americani dentro. Bellissimo. E ora tu non hai idea. È che tu la vedi così, ma... Un uomo dalle mille risorse, dove li prendo? Si accende, luci, suoni. No, l'ho presa a Firenze da un collezionista. Queste in Italia ce ne sono soltanto 4. Mamma mia. Vado? Lo fa perché ti deve attirare. Mamma mia. Luci e suoni. Attirare il... Ma scusami, qua c'è... Com'è venuta? Già ti piace? Mamma ma tu non l'hai mai vista questa? Mamma davvero? Che figata. Allora, ma la moneta consiste in che tipo di moneta? 50 centesimi l'abbiamo aggiornata all'euro. Però questa da era con lire. Le monete del lire, questa qua. Sì. Pronto? Vado. Se vuoi fare una partita di prova? No, vado. Dai, facciamo una partita di prova, dai. No, perché poi mi prendo se mi esce bene. Ah, vero. Dai. 1, 2. 30 vai. Palline. Tutte quelle. Arriva, Sì. È meccanico, Adesso arrivano, Preparati. 1, sono difficilissimo. 2. Come 2? Ne ho viste almeno 3 o 4. Mi devi dar tempo. Oh, ah no, sta cadendo. Vicino, sfortunato. Non scendono. Pensavo fosse sfortunato. Più facile. È un giro sfortunato. Oh, no. Morto. È difficilissimo. Vero. Basta, ci arrendo. Questo si chiama giro sfortunato, ovvero lei non ti può far sempre vincere. Beh, giustamente. Certo. Però lo rifacciamo, te lo faccio riprovare. Dai. Era un po' scampi la situazione, Dai, un pochino sì. Dai, devo vincere. Ah no, 30 era il tempo. Vai.
qua fa zero, credo. Ma Seba, vanno fortissimo. Niente. Due. Quante bestemmie in sala giochi i bambini? Così che si impara a bestemmiare. Quattro. Meglio di prima. Ma quanto va po'? Cinque, sei, sette, otto. Niente. No. Difficile, da allora, 4 o 8? Allora, tu ne hai lisciate comunque, ho visto tipo 3-4 lisciate. 3-4 lisciate, se prendevi quelle arrivavi tipo a 14, ma non era comunque il giro buono. Tu devi continuamente soldi perché ti esce il giro buono che te ne spara 50 e là ti fa vincere per forza. Sì, io ti posso dire una cosa, non ho mai vinto ancora. Non sono mai riuscito a vincere. Ho usato me come cavia. Allora, dopo questa sconfitta doppia, direi di consolarci con... Dai, sbustiamo e poi no. Fine del video, quanto costa la collezione di Steven? Con questo facciamo aumentare un po'. Esatto, facciamo aumentare un po', speriamo che siamo fortunati. Due fossil. Due fossil e due jungle. Flareon, Scyther, quale vuoi? Questo. Questa è? Aerodactyl, no? Aerodactyl. E questo è per capire dopo. Esatto. Vai. Mi sembrano anche buone, Pesano. Ho paura, voglio aprirle. Ti succhiano. Vai, vieni qua, Gian, qua è solo a favore. Mi piace anche rompere il pacchettino. Madonna, sei tornato un bambino? No, ma infatti non si deve rompere il pacchettino, grande errore. Mamma toffa di mattina. Questa anche male così, Trick non so cosa faccio. Ah, che roba. Ma lì c'è la holo. Mamma mia, che spettacolo. Ora qua ci dovrebbe essere, ora qua dovrebbe essere. Dopo di questa, piano. Vada. Allora, fossile elettro, può essere Zapdos, però 11 su 62, andavano in ordine alfabetico, quindi non è Raichu, non è Zapdos, Magneton. Però Krabby è il 51. Voglio vedere il numero di... Sì, potrebbe essere Zapdos. Ah, Magneton. Ho indovinato Magneton. Beh, Holo comunque. Magneton Holo! Bella, bellissima. Holo! Se è bella la mandiamo a gradare questa. Se è bella la mandiamo a gradare. Ah, beh, perché giustamente... Perché le rare sono prima. Quindi vanno in ordine alfabetico, ma anche di rarità. Perché Alakazam, per dire, è la carta numero uno perché è rara e inizia con la A. Quindi sì, Magneton. Allora, il bordo è bello argentato, qua ha proprio perso la vernice, ma è normalissimo perché ste bustine... Si parla di 20 anni, no? 20 anni di più. 20 anni di più. Dentro lì in questa carta. Pensate, è sbustata poi in inglese. Ma in inglese è figata, cioè, voi pensavate... No, meglio in italiano. Che 20 anni fa questa bustina... avrebbe subito lo sbusting di Steven Basalari. No, poi qua dentro, ma chissà di quante... Comunque non ci lamentiamo, No, voglio dire, Beh, una Holo. Più che bene. Ricordiamo al grande pubblico che ci guarda, di esperti e non, che questi pacchettini erano di 200 euro circa. 230, esatto. 230, 220 euro l'uno. E la cosa migliore, forse, mi diceva Fede, prima, telecamera spenta, sarebbe quella di... Tenerli chiusi. Esatto, però oggi il content... Sì, ma vanno aperte, dai, su. Facciamo questa eresia. Dato che noi adesso facciamo box break, facciamo un sacco di cose online, quindi ci divertiamo proprio su sta roba. Vado. E qua... Io spero che mi chiami un giorno, Fede, a fare un box break di quelli che fa solitamente. Cioè, veramente voglio esserci. Ah, Flareon, Jolteon e Vaporeon. Solo quelli poi trovo. Quindi vai. Che ricordi. Perché solo quelli? Pidgeot! Ah, così. Pidgeot, Jungle. Beh, comunque due Holo abbiamo trovate, dai, benissimo. Sì, infatti, cioè, scelto bene. È già tanto. Questo italiano. È già tanto trovare le Holo. Anche il back è molto bello, non ha punti bianchi. Questa è veramente bella, Jungle. Guarda qua. Un cinquantino, forse quarantino. Sgradata, se prendi 10 ovviamente è un sacco, però è difficilissimo. Fede? Oh ragazzi! Che belli questi video! Noi terminiamo qua questo viaggio. Bravo Fede! Quanto stiamo registrando? 4 ore che siamo in giro. Cioè, adesso abbiamo mangiato, c'è un compleanno. Sì. Io ti ringrazio e tante altre cose, magari. Bravo Fede, perché questi video sono veramente dei toccasana per la mia generazione e immagino anche per la generazione di ragazzini o di ragazzi che è cresciuto con questo amore e che non può aver vissuto quei tempi. Per noi è amore, nostalgia, tutte queste cose qua. Bello.